distintivo. Sì, dovrebbe venire in mente un film. Un film in cui Robert De Niro, che lui in Italia era raddoppiato da Ferruccio Amendola. Tutto è distintivo. Esatto. Certi momenti diventano speciali. Insieme si possono fare grandi cose. Buone feste da tutti noi. Prendi Green, Together, More. Carciofi tanto cuore, coltivati in Italia, ti offrono tutto il cuore del prodotto, la parte più tenera e più buona. Carciofi tanto cuore Orogen, è una questione di cuore. Dalla ricerca Venus, intimo mio, la mia freschezza tutto il giorno, intimo mio, Venus. Cerotto Bertelli, un benefico calore che libera dal dolore. Cerotto Bertelli, labbra screpolate, PL3 che lemata, protegge e ripara, anche per mani. Entra nella storia, un viaggio straordinario dal mondo antico fino all'era della globalizzazione. Corriere della Sera presenta La Storia, diretta da Alessandro Barbero. Il primo volume, Origine dell'umanità, è in edicola su €1,90. Corriere della Sera. Gentiloni, lavoro, giovani e sud, le priorità del governo. Proseguiremo l'azione delle riforme avviate da Renzi. Vi aiuterà la prima per quattro cari pubblici, provvedimenti anche per il comune. Nessun accordo su Altamira, chiude la presidente di nuovo la legge di rafforzamento per oltre 1600 lavoratori. Siria, l'annuncio di Putin, regola stanotte sì, i ribelli e Assad, l'accordo voluto da Russia e Turchia, esclusi portoghesi. Le tracce di armi operano nel Lazio, il killer di Berlino vuole mandare a Roma, Minniti si indaga sulla sua veterinità. Meningite a Firenze, muore un bimbo, non era
vaccinato altri due casi sospetti in Campania e Liguria, gli esperti Loe e Pini. Addio a tutti. Musical Singing in the Rain, una delle attrici più amate di Hollywood. I funerali della figlia Carrie Fisher, morta appena il giorno prima, le sue ultime parole. Voglio stare con lei. Buonasera dalla TG Lavoro, Giovani e Sud, le priorità del governo indicato dal Premier Gentiloni nella conferenza stampa di fine anno. Continueremo le riforme del governo Renzi, anche il Presidente del Consiglio. Quanto alla legge elettorale, l'esecutivo non farà proposte e sui voucher presto i correttivi, ha detto il Premier. Roberto Chinzelli. Completare la riforma, rifugire gli strappi del tessuto sociale, Paolo Gentiloni rilancia il nuovo ordine del governo, lavoro sul dei giovani, rivendica la continuità con il governo Renzi, sulle riforme dice non abbiamo finito e non abbiamo scherzato. L'obiettivo del completamento delle riforme non è un puntiglio da parte mia, la rivendicazione di una continuità è un'esigenza del paese, perché il completamento delle riforme fa bene all'economia, fa bene alla crescita. Non considero le elezioni. Ma visto campagna, non lo dice. Ha vinto a primi. Non faremo una proposta del governo di una legge elettorale. Penso che sia anche adeguato al clima necessario in questo momento nel paese che la legge elettorale venga da un confronto tra i partiti e tra le forze parlamentari. La riforma della giustizia sicura sarà portata avanti, cautela sul taglio dell'IRPEF e prima, verifichiamo le condizioni, quella del lavoro è un'ottima riforma, sui voucher si interverrà in tempi rapidi. C'è qualcosa da correggere e cambiare anche nei famosi voucher. Tutto quanto di voucher, sui sottosegretari spiega, non era amministrazione.
dichiarazione in un tweet, la ministra Madia ha confermato il salvataggio dei 40.000 precari che avrebbero visto terminare il contratto come effetto delle nuove regole del Jobs Act, insieme alla proroga a dicembre 2017 delle graduatorie dei concorsi. Slitta di 6 mesi a giugno il termine ultimo per l'installazione nei condomini delle valvole termostatiche per riscaldamenti centralizzati, scongiurando così sanzioni da 500 a 2.500 euro ad appartamento. Altro provvedimento attesissimo, la proroga della sospensione per le zone terremotate dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti fino al 31 dicembre del prossimo anno. Sul fronte enti locali aspetta poi di 6 mesi il debutto delle nuove modalità di riscossione locale spontanea dei tributi attraverso F24. Il mille proroghe F24 fretta per vedere la crisi che ha finito per accantonare diverse questioni. Sono molti dunque i nodi ancora da sciogliere, dal capitolo rifiuti alla trasmissione delle fatture telematiche, dall'editoria fino alla riapertura dei colloqui preventivi a fini di antiterrorismo. Vediamo ora i commenti alle parole del Premier. Bene, Gentiloni sulle riforme, dice il PD, all'attacco il Movimento 5 Stelle. Claudia Mazzola. Bene il Premier, il giudizio del Partito Democratico, sia per la continuità con l'esecutivo precedente, sia per gli interventi a partire da quelli sul lavoro, quanto alla legge elettorale il PD spinge per fare presto. Un Mattarellum rivisitato, dice il Corriere della Sera Prodi, che mette in guardia da un sistema di voto antigrillo, si rischierebbe di fargli un favore. Paolo Gentiloni molto correttamente ha invitato tutte le forze politiche a confrontarsi sulla nuova legge elettorale. È proprio quanto chiede il PD, che ha sollecitato gli altri partiti a mettersi al lavoro rapidamente per trovare una legge che permetta agli italiani di tornare a votare. Non possiamo perdere tempo neanche su questo. Condivisibile la strada tracciata da Gentiloni per la definizione della legge elettorale, fanno sapere dal nuovo centrodestra che nel merito insiste sul proporzionale, sia il Mattarellum da Salvini, purché si vada subito al voto. Non ci sta invece Forza Italia, che rilancia sul proporzionale, ma promuove Gentiloni sul ruolo defilato del governo sulla questione legge elettorale. Il Presidente della Repubblica è stato chiaro, no a forzature sia ad ampie convergenze parlamentari sulle nuove regole. Allora attendiamo la consulta e poi non Mattarellum che non risolverebbe i problemi del Paese, ma sia ad una legge elettorale che rispecchi la volontà popolare con la sua rappresentanza parlamentare. Critica le parole di Gentiloni, la Meloni, Fratelli d'Italia N, che chiama tutti in piazza il 28 gennaio. Boccia il discorso del Premier anche Sinistra Italiana, nessuna novità, soliti slogan. Gentiloni promette continuità con il fallimento, non avevamo dubbi, commentano i 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle vuole andare a far votare i cittadini subito con la legge che uscirà dalla Corte Costituzionale a fine gennaio. Siamo stanchi di vedere i parlamentari che continuano a galleggiare in attesa della pensione e vogliamo quindi far decidere ai cittadini subito chi dovrà governare il Paese. La vicenda MPS è un'intervista.